Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti fatti a novembre e dicembre, alcune collaborazioni e regali che ho ricevuto a Natale. Parto subito perché le cose sono tante. Prima cosa che vi mostro, 4 manga. Questi li ho già letti e ve ne ho anche già parlato nel video wrap up, mi sembra di ottobre, ma ve lo lascio linkato. Sono Il viaggio di Zero. Appunto, sono 4 manga dove abbiamo Zero, che è il nostro protagonista, che si perde nella città di Natale, e Jack del cartone animato Nightmare Before Christmas dovrà appunto cercarlo. Mi sono piaciuti moltissimo. La cosa che mi è piaciuta, oltre vabbè alla storia che è molto carina, è stato anche il fatto di trovare all'interno delle tavole molto simili ai disegni appunto del film. Molto carino, ve li consiglio se siete degli amanti di Nightmare Before Christmas. Sono dei libri, non tutti si trovano su Amazon, io li ho acquistati alcuni su Vinted e altri in alcune fumetterie online. E niente, molto molto carini, assolutamente consigliati. Poi, 2 libri che ho acquistato in edicola della collana Storie Meravigliose sono Il Giardino Segreto, che è un bel mattoncino con delle meravigliose illustrazioni come tutti i libri di questa collana, forse scritto un pochino piccolo, ma comunque un'edizione molto curata e secondo me anche economica, perché costano questi libri 12 euro, quando in libreria sappiamo benissimo che i prezzi dei libri sono molto alti e un'edizione così bella sarebbe costata moltissimo. Il secondo libro preso in edicola è Rapunzel e altre storie. All'interno, oltre a Rapunzel, abbiamo anche Biancaneve, La bella addormentata nel bosco, Cappuccetto rosso, insomma abbiamo diverse storie conosciute e vi farò sapere, ancora non l'ho letto. Con il Black Friday invece ho acquistato Il codice delle creature estinte, edito Mosca Bianca Edizione. Io l'ho pagato un prezzo stracciatissimo, il prezzo di copertina per però sarebbe di 20 euro ed è un libro meraviglioso perché all'interno ha delle illustrazioni veramente molto molto belle e un po' cupe, un po' dark come piacciono a me. E niente, vi farò sapere com'è, ne ho sentito parlare benissimo, sono stracuriosa. Altro libro preso con il Black Friday è L'unico inseparabile Bob. Io ho letto il primo libro, L'unico inseparabile Ivan, ve ne ho già parlato in un wrap up, mi era piaciuto molto. Questo qua è il secondo, dove appunto il protagonista è il cagnolino Bob. Vi farò sapere, è un libro per bambini, quindi vi deve piacere il genere. Anche questa è un'edizione con delle belle illustrazioni all'interno. Il prezzo di copertina è di 17 euro, mi sembra di averlo pagato 5 euro. Ultimo acquisto fatto con il Black Friday è stato Pumpkin Heads. Questo qua è un fumetto edito Oscar Inc, ambientato appunto nel periodo di Halloween. Io volevo leggerlo per Halloween, ma poi non ce l'ho fatta e quindi lo lascerò da leggere per il prossimo Halloween. All'interno le tavole sono veramente molto molto belle, i colori sono meravigliosi e ne ho sentito parlare veramente molto bene. 3 libri presi invece su Vinted, ho fatto un affare perché tutti e 3 li ho pagati 18 euro, il prezzo di copertina è 18 euro l'uno, invece io appunto è come se ne avessi pagato uno solo e gli altri 2 li avessi avuti in omaggio. Sono praticamente nuovi e sono Illumine, Gemina e Obsidio. Li ho presi tutti e 3 insieme appunto perché conveniva. Questi qua credo che non ci siano da dare delle spiegazioni, delle presentazioni. È una serie di libri di fantascienza, diciamo così. L'autore è J. Christoph e Amy Kaufman e praticamente sono un insieme di file, di chat. È un po' una lettura strana, ne ho sentito parlare benissimo e non vedo l'ora di leggerla per farmi appunto una mia idea. Comunque tutti e 3 18 euro su Vinted, super super affari. Passando ai libri invece che ho ricevuto a Natale, ho ricevuto 2045 lettere da un passato futuro. Questo qua è un distopico che occhiavo già da un po', ne ho sentito parlare molto bene, scritto da Marco D'Abruzzi, vi farò sapere com'è. Il font è molto grande,
E niente, sono molto curiosa, anche di questo ne ho sentito solo parlare bene. Altro libro di cui ho sentito solo parlare bene è L'Assemblea degli Animali, edito Einaudi, e appunto è una storia dove i protagonisti, come si può capire dal titolo, sono gli animali e sono veramente molto 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 curiosa. Ha anche delle belle illustrazioni all'interno, vi farò sapere presto. Altro regalo di Natale è del solito autore di Horror Store ed è My Best Friend's Exorcism, se si dice così. Comunque, io ho amato Horror Store e vorrei leggere tutti i libri di quest'autore perché ne ho sentito parlare bene. Di questo libro ne ho sentito parlare benissimo, ho visto il film che non mi è piaciuto molto, però chi ha letto il libro ha detto che il film non è carino mentre il libro è bellissimo, quindi vedremo, ma sono curiosissima. Il vero libro però di cui sono curiosissima è questo, che è Gilded, ed è il primo libro di una trilogia scritta da Marissa Meyer, che è la scrittrice delle Cronache Lunari. È un librone edito Oscar Wolt, un'edizione bellissima come tutti i libri appunto di Oscar Wolt, che spero di leggere presto. Devo finire di leggere alcune collaborazioni e poi credo che mi butterò su questi libri che mi sono stati regalati per Natale. Poi, altri libri, però di questi devo appunto parlarvene perché non l'ho ancora fatto, ne parlerò nel prossimo video che sarà il wrap up del mese di dicembre. Sono Witch e Hunters. Questo qua mi è stato gentilmente inviato dall'autrice. È un libro dove abbiamo come protagonista una strega, abbiamo dei cacciatori, di streghe e anche dei fantasmi. Quindi degli elementi che io adoro. E ricerco molto spesso nei libri, la scrittura è molto fluida, la storia è molto interessante e quindi assolutamente consigliato, ma ve ne parlerò meglio nel prossimo video. Altri due libri che mi sono piaciuti molto sono del genere paranormal romance, scritti da Tao Zhai, e sono i primi due libri di una saga, Secrets, che è il primo volume, e Sparkle, che è il secondo. Sono entrambi editi Genesis Publishing e mi sono piaciuti tantissimo, entrambi inviati dall'autrice che ringrazio. Sono dei libri, questo qua è piccolino perché sono circa 210 pagine se non sbaglio, si leggono molto in fretta, sono molto molto scorrevoli, sono state due letture veramente molto piacevoli e spero di leggere presto i seguiti. Ok, quindi io con Olivina che fa la nanna vi saluto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!